che sta seminando paura a Palermo. Lo vediamo nelle immagini fornite dalla Guardia Costiera di Palermo mentre si aggira per le acque del porto. L'esemplare viene chiamato verdesca, può essere lungo fino a 4 metri, ma quello avvistato è di 2 metri. Probabilmente la verdesca si è persa seguendo un peschereccio. L'allarme è stato lanciato nella giornata di ieri. Il personale SNAV Sardegna all'entrata della nave in porto ha segnalato la presenza di un pesce lungo 2 metri nelle acque interne. La Guardia Costiera ha così immediatamente avviato le ricerche con alcuni mezzi navali sullo specchio d'acqua fino alla cala. La Guardia Costiera però raccomanda di restare tranquilli. Si tratta di uno squalo innocuo e molto curioso e quindi molto abituato a stare in superficie, che si è permesso appunto di entrare nelle acque di un porto di piccola dimensione, quindi un giovane pesce di natura definita verdesca, che però non essendo appunto pericoloso per i bagnanti e comunque per i cittadini interessati all'attività del mare, non ha sollevato grandi perplessità per l'intervento della Guardia Costiera, che ha sicuramente bloccato tutte le attività portuali e informato tutte le autorità presenti in mare di sospendere ogni attività per poter garantire l'uscita dal porto di questo squalo, sia per la sicurezza dei bagnanti e delle attività portuali, sia per salvaguardare il pesce. Non si sono registrati altri avvistamenti nelle ultime ore.